Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook. Sette le contrade che sabato pomeriggio si giocheranno, si fa per dire, il titolo di quest'anno del vincitore del Palio di La Botte 2017. Tra queste Porta Beneventana, che qualche giorno fa ha respirato l'aria della festa della contrada, così come si faceva una volta, in piena tradizione del Palio. Una festa di quartiere che però ha attirato tanti curiosi. Federico Di Salvatore, responsabile della contrada e bottaiolo, tenta un pronostico: noi puntiamo al triplete, come l'Inter dei vecchi tempi. Con lui correrà Alessio Colantuoni. Facciamo gli scongiuri. L'anno scorso abbiamo perso la finale per demerito nostro, però i ragazzi sono molto agguerriti e puntiamo di portare tutte e tre le fasce in finale. Speriamo appunto che sabato possa essere una grandissima festa per la contrada, potendo usare un sinonimo con una squadra di pallone, fare il triplete come l'Inter dei tempi d'oro. La festa si è tenuta nel quartiere di via Modestino del Gaizzo, ad angolo di via Luigi Amabile, dove tutti i contradaioli, ma anche curiosi di conoscere questa Porta Beneventana, si sono fermati e ci hanno chiesto. È stato un momento anche, quindi, come capirete, di informazione sulla contrada. Il Palio è anche e soprattutto la sfilata ad abiti d'epoca, le emozioni raccontate dal signore di Porta Beneventana, rappresentata da Simone Feoli e dalla sua signora Giulia Di Salvatore. Sicuramente la passione per quella che è una delle tradizioni della città più belle, più antiche, quindi la rievocazione storica, insomma, quindi è bello partecipare innanzitutto per questo, ma soprattutto anche per diciamo l'unità che si è creata con i ragazzi della contrada, quindi questo spirito familiare che ci spinge sempre ogni anno a incontrarci, a stare insieme, appunto a vivere non solo da agosto, ma già da maggio, insomma, questo periodo che ci porta agli allenamenti, quindi alla festa della contrada, a vari incontri che cerchiamo di lanciare e che fortunatamente, insomma, negli ultimi anni stanno avendo anche una discreta risposta, insomma.